Ciao lettori e ciao lettrici. Allora, oggi voglio parlare, cercherò questa volta di non toccarmi moltissimo i capelli perché me l'avete detto veramente in tanti, però purtroppo è una cosa che io faccio, è tipo, non so, un tic, per cui cercherò di tenere le mani a posto. Allora, oggi vi voglio parlare di un libro che ho letto quest'estate e che a me è piaciuto veramente, veramente tanto. Io ve lo consiglio vivamente, anche perché potete comprarlo con un risparmio abbastanza consistente, perché dopo essere stato nella versione Longanesi è uscito nella versione Tea, costa soltanto 8,90 euro. Tra l'altro, se lo comprate quando i Tea sono in offerta al 25% di sconto, diciamo che risparmiate parecchio. Io infatti credo di averlo comprato proprio in quell'occasione. Non è colpa mia, è il vento. Allora, questo libro si chiama I delitti di uno scrittore imperfetto. Lo scrittore è Mikkel Bjerkegaard, e credo che sia danese, norvegese, norvegese, danese, insomma. E ha già scritto un bestseller, I libri di Luca, che io non ho letto, ma che sinceramente, dopo aver letto questo libro qua, sono seriamente intenzionata a comprare, perché mi è piaciuto veramente veramente tanto. È un libro che consiglio a tutti, uomini, donne, giovani, meno giovani, perché è anche a chi non ama i thriller, perché comunque secondo me ha una forte componente psicologica ed è molto molto accattivante, cioè è uno di quei libri che riesce a tenerti incollata alle pagine fino alla fine. Devo dire che il finale in realtà mi ha lasciato un po' perplessa, perché in parte non l'ho capito, in parte se alla fine sono riuscita a capirlo, devo ammettere che non, mi sembra uno di quei finali che comunque non funzionano. E, cioè, non lo so, è troppo aperto, troppo non assurdo, insomma, mi ha lasciata un po' basita. Allora, questo romanzo si chiama appunto I delitti di uno scrittore imperfetto. Nel frattempo qui di fronte passano le persone che tornano dalla spiaggia e mi guardano come se fossi un'aliena, ma io non ci faccio caso. Allora, stavo dicendo, è la storia di uno scrittore, Frank Fons, e tra l'altro è un libro che, se devo consigliare in maniera particolare a una categoria di lettori, io lo consiglierei soprattutto a quelli che, come me, lavorano nel settore dell'editoria. E questo perché appunto c'è tutta una. La trama comunque inerisce molto il mondo della letteratura e anche il mondo dell'editoria, anche perché la vicenda clou si svolge proprio nei giorni in cui lo scrittore è ospite della fiera, credo, di Stoccolma, che sarebbe una sorta di nostro Salone del Libro Internazionale di Torino, e quindi è molto carino per gli addetti ai lavori, cioè diciamo che riescono a sentirsi ancora più coinvolti nell'atmosfera. Allora, come ho detto, il protagonista è uno scrittore, Frank Fons. È uno scrittore di thriller, però uno scrittore di thriller che hanno avuto molto successo perché diciamo, la critica li ha accolti in maniera piuttosto ambivalente, nel senso che lui scrive dei romanzi. Odio questo ciuffo e penso che mi raperò a zero. Vabbè, questa era una piccola parentesi. Lui scrive romanzi particolarmente cruenti, nel senso sul genere di Saul, enigmista, quindi molto con tanti dettagli crudi. Lui comunque passa la vita sostanzialmente a progettare questi omicidi che poi riporta su carta, e quindi in maniera molto troppo particolareggiata, con dettagli veramente, veramente molto, boh, agghiaccianti, tant'è che quando vengono riportati nel libro, raramente, se devo essere sincera, per fortuna, a tratti sono rimasta anch'io un po' perplessa, perché sono i classici libri che tu pensi, ma potrebbe scrivergli una mente malata. Infatti questo Frank Fons mette anche tra le vittime delle donne incinte, incinte oppure dei bambini piccoli, per cui lui scrive quella che noi potremmo definire narrativa splatter, che è talmente cruenta che se da una parte viene condannata dalla critica, quindi viene definita come non letteratura, dall'altro però comunque anche tutto questo alone di condanna che ha intorno serve comunque a farle una discreta pubblicità, per cui ci sono comunque i ragazzi che fanno una gara per leggere questi libri. Lui da parte sua riceve tantissime lettere sia di ammiratori che di detrattori, però diciamo che la vita di Frank Fons sostanzialmente ruota attorno alla letteratura, ai libri, perché lui comunque non ha più una sua vita privata, in quanto la moglie l'ha
l'ha lasciato e lui non ha alcun contatto con le due figlie e non vi anticipo il motivo, lui infatti non ha contatti con le figlie perché c'è un'ingiunzione del magistrato che gli vieta appunto di contattarle e di vederle, ma il perché lo scoprirete dopo, anche perché è uno dei colpi di scena, tra virgolette, del libro, quindi non vi voglio anticipare nulla. E lui ha scritto l'ennesimo romanzo che praticamente inerisce le fobie, in cui i personaggi principali, che sono all'incirca una decina, vengono tutti quanti uccisi da un serial killer che fa leva sulle loro paure, quindi magari quella che ha paura dell'acqua o del soffocamento viene ammazzata sott'acqua mentre sta soffocando e quindi cose del genere. Solo che succede qualcosa di strano, nel senso che qualcuno pensa bene di attuare tutti i delitti architettati da Frank Fons nella realtà. E quindi lui da principio pensa che si tratta soltanto di una casualità, perché c'è ad avvertirlo, c'è un suo amico poliziotto, però dopo un po' si rende conto che comunque i dettagli coincidono tutti, per cui c'è davvero qualcuno che lo sta emulando, quindi lui inizia a preoccuparsi. Tra l'altro è il periodo appunto della fiera di Stoccolma, per cui lui deve andare in città dove non si reca mai, anche perché la vita in città è legata alla vita che aveva con la sua famiglia e con le sue figlie, e quindi comunque alla fine si reca in città dove lui vuole cercare di scoprire qualcosa di più su questo assassino, che tra l'altro sembra perseguitarlo, anche se non si fa mai vedere, però con tanti piccoli indizi Frank capisce che è sulla sua strada. E quindi inizia così questa vicenda che si fa sempre più surreale, perché quanto più lui crede di essere vicino all'assassino, tanto più questo sostanzialmente si diverte a giocare a rimpiattino con lui, per cui lo depista, quindi, i miei capelli li odio. Ci sono momenti, soprattutto d'estate, in cui vorrei raparmi a zero, so che non me ne frega niente però. E quindi è bello perché la tensione è sempre viva fino alla fine, e poi perché uno si chiede, addirittura sul finale provi quella strana sensazione per cui avresti voglia quasi di saltare i capitoli per capire come va a finire, e in realtà lo scrittore, il protagonista Frank, si imputtana tra virgolette sempre di più, perché anziché andare alla polizia, cosa che fa solo in un secondo tempo, pensa bene di giocare all'investigatore privato, ma in realtà si rende conto ben presto che non solo è molto pericoloso per lui, ma sta facendo il gioco dell'assassino, proprio perché l'assassino vuole sfidare lui in una sorta di danza della morte. Poi è bello perché il romanzo si svolge in un'alternanza di passato e presente, per cui noi le vicende passate di Frank non le conosciamo dall'inizio, ma le conosciamo parallelamente a come conosciamo il presente, quindi la vicenda come si sviluppa al Salone del Libro. Per cui è interessante capire perché nel suo passato si nascondono molti scheletri, quindi è interessante per il lettore leggerli, e non vi nascondo che più volte ci si trova a sospettare dello stesso Frank. Quindi però il finale appunto è veramente a sorpresa, non vi voglio anticipare assolutamente nulla, e appunto l'unica, oltre ad essere scritto veramente benissimo, cioè io ve lo consiglio proprio caldamente, io a questo libro darei un 9,5, e il mezzo punto che non gli darei è per il finale, che come ho detto mi ha lasciata un po' male, un po' basita, e poi perché, ma potrebbe essere tranquillamente una mia impressione, perché comunque mi rendo conto che è stato scritto e letto talmente tanto che ripetere alcuni cliché è un po' impossibile, però mi ha ricordato un po' un libro che avevo letto di Stephen King, e che in realtà è un racconto lungo, che è contenuto nel libro che si chiama Le 4 dopo mezzanotte, una cosa del genere, e si chiama Il giardino segreto, e tra l'altro da questo Il giardino segreto è stato tratto anche un libro che ha come protagonista Johnny Depp, che se non sbaglio si intitola Finestra segreta, giardino segreto, una roba del genere, e che però, vabbè, oltre ad essermi piaciuto tantissimo il racconto, mi era piaciuto tantissimo anche il film con Johnny Depp nei panni appunto di uno scrittore proprio come il protagonista, però in realtà vabbè ovviamente ci sono moltissime differenze, però ecco, secondo me Birkegaard
ha letto quel racconto e l'ha un po', ovviamente quello era solo un racconto, questo è un romanzo, è molto diverso per carità, però lo spunto, l'idea secondo me ce l'ha avuta e se non l'ha letto veramente ode al merito perché è molto bella come idea ed è molto molto intrigante, soprattutto quella dei delitti che si svolgono anche nella realtà, e in questo devo dire che comunque non c'entra nulla con il racconto di Stephen King. Per cui io vi saluto e. Sono passati due ragazzi piuttosto carini, quindi non volevo attirare l'attenzione, diciamo. E niente, quindi io ve lo consiglio vivamente, come ho detto gli do un 9,5, per cui compratelo, Mikkel Birkegaard, I delitti di uno scrittore imperfetto. Ciao, ci vediamo alla prossima recensione.